La querela che adesso illustro è di derivazione oramai antica, perché partiamo dal 1990 e qualcosa, che adesso ve lo dico, 1997 in particolare, ma anche ai prodromi già da qualche anno prima. E di che cosa parliamo in questo momento? Parliamo della regalia fatta dal governo Monti e dal governo Letta a quella banda di criminali veri, ma proprio criminali di lunga data, di lungo corso, che sono i gestori delle case da gioco. Allora, attenzione, facciamo una piccola break. I nostri amici avranno visto che cosa sta succedendo in Italia. L'Italia sta diventando un immenso bordello. Il primo paese al mondo come gioco d'azzardo. Esattamente. È un immenso bordello dove ovviamente i lenoni e le puttane comandano su tutto. Diciamo che è una enorme Las Vegas dove chiunque può essere indotto a giocare, cioè può essere rapinato, perché quello del gioco d'azzardo è una pura e semplice rapina. È un'altra delle forme rapina. Di sottrazione del potere d'acquisto. Esattamente. È una rapina e basta. Questo perché avviene? Avviene perché c'è un cane che si morde la coda. Il cane è di questo tipo: licenziamento di moltissimi dipendenti di manodopera. Fuga delle aziende sane all'estero. Fuga delle aziende sane all'estero, molti licenziati, disoccupati a spasso, essendo questi disoccupati per definizione persone a basso impulsive. Livello culturale. Impulsive. Quindi queste persone vengono indotte, avendoli incostantemente a portata di mano, a entrare in uno di questi mini bordelli. No, ma poi indotti attraverso bordelli, la pubblicità televisiva, giornalistica, poi esatto, massiva, dappertutto. Che adesso ci scrivono spudoratamente pure, sì. Giocare moderatamente, sì. Ma li mortacci tua, ma non lo dire proprio, tu. No, non la fare la pubblicità. Tua moglie, dillo a tua madre, dillo. Lo dicessi a loro madre, di non scopare moderatamente. Allora. Sarebbe una cosa sana, scopare è una cosa sana, non ha sì, mai fatto ma male, loro madre non che ha mai fatto male a nessuno. Ma non la loro madre che abitualmente lo fa a pagamento. Allora, veniamo a noi. Allora, io voglio rammentare, quindi la vicenda che è successa, allora, partiamo da 7-8 anni fa, 6 anni fa, fu incaricato della bisogna il colonnello Rapetto, eccellentissima persona, grande uomo, una persona estremamente corretta, ligge al dovere e alle leggi, come deve essere un funzionario pubblico. Lui fece le sue belle indagini e incastrò i signori del gioco d'azzardo per la modica cifra di 98 miliardi di euro. 98 miliardi di euro di tasse non evase. No, di tasse evase. Ah, scusa, stavo per dire di tasse evase. Di tasse non pagate, vabbè. Tasse non pagate. Allora, questi fecero il loro bel iter procedurale, tribunale ordinario, causa. Appello, Cassazione. La Cassazione ha confermato 98 miliardi. Arriva quel testa di cazzo di Monti e che fa? Gli riduce da 98 miliardi, voi sapete bene se avete avuto a che fare con i tribunali tributari provinciali, che quando si va a trattare magari un 5, 10, 15% si riesce pure a scucire, ti dici guarda te li do subito, non mi rompere le palle, ti do il 15%. Provate ad andare a dirgli che gli date il 2,5% invece del 100%, perché questo ha fatto Monti, ha detto va bene, invece di darmi 98 miliardi datemene 2,5. Che avrebbe risanato tutto quello che voleva, oh. Se fosse stato una persona onesta. Aspetta, e ma se non più, fosse stato completamente al servizio Letta, delle banche. Letta ha fatto ancora di peggio, perché da autentico catto comunista. Esatto. Da 2 miliardi e mezzo a cui era sceso Monti, addirittura l'altro ieri abbiamo saputo, infatti questa denuncia non era diciamo preventivata, non era messa in cantiere, ma l'abbiamo sfornata oramai giornalmente le sforniamo, non abbiamo più paura di nessuno. Il problema è che questi signori praticamente hanno concesso agli usurai professionali, agli estortori e ai rapinatori professionali, quali sono i gestori delle case da gioco, da sempre in mano alla delinquenza comune. E pensare che fino a poco tempo fa in Italia non esistevano case da gioco. No, aspetta, di più. Avevano chiuso anche quella di San più, Marino. Certo, di più. Insomma, fatto sta che
Il buon Letta ha detto vabbè, ma contento di 600 milioni di euro. Il che vale a dire, per fare la proporzione, è come se vi facessero una multa di 100 euro, no? Poi qualcuno dice vabbè, dammi 2 euro e mezzo, e poi arriva un terzo e dice vabbè, dammi 60 centesimi. Cioè, ma come fa uno Stato etico ad andare dai cittadini a rompergli il culo con la Dares, l'IMU e tutti l'ILOR, l'IRPEF e tutte le tasse che vogliamo, e poi va dal delinquente professionale e gli dice vabbè, invece di 98 miliardi dammi 600 milioni perché gli altri me li faccio dare con le testa di cazzo di cittadini che non hanno il coraggio di dire mai di no. Quando uno glielo apposta, dice sempre consenziente, come la moglie, no? Di Putifarre. Sì, di Putifarre, che era sempre disponibile, no? Sì, ecco, no. La moglie di Putifarre. Non è possibile. Cioè, un briciolo di dignità, signori. Allora, noi in tutto questo vi diciamo che io personalmente non pago più queste tasse dal 1985, così sapete, sì, che c'è qualcuno che non le paga e non mi rompono più il cazzo perché gli ho fatto un culo così. Appunto. Lo dovete sapere, certo. È mai possibile che non riuscite a far accendere il cervello quando avete dei problemi? Incominciate ad informarvi da chi ha fatto esperienze prima di voi. Ci sarà un motivo. Io sono riuscito a mandare sotto processo un tizio che veniva a rompermi il cazzo perché pretendeva di pignorarmi casa. Gli ho fatto passare i guai. Se glieli faccio, e io uno su 100.000, su un milione, che valenza può fare? Ho rovinato quello, ma ho rovinato uno, ma se sono 100 milioni, 60 milioni che rovinano i 5-10 mila che vanno in giro a rompere il cazzo, gli passo la fantasia a quei 4-5 mila di rovinare, perché come si becca una denuncia da me e c'hanno a che fare con la polizia oggi, domani vanno un altro, e si becca un'altra denuncia da un altro, c'hanno a fare con la polizia, gli passa la fantasia di lavorare, cambiano mestiere. In conclusione, diciamo che il buon Letta in questa... No, in conclusione, aspetta che c'è ancora molto. No, diciamo che il buon Letta, da catto comunista, si è comportato secondo il dettame del cristianesimo. Non catto comunista, di santannista, sì. Perché questi qua che ci governano adesso sono i santannisti. I 5-6 ministri importanti, quelli che contano davvero, e sono loro che fanno le leggi in questa situazione, non i grillini o quelli del PDL. Loro, questi 5, sono in 5 e fanno decreti legge, decreti ministeriali. Non c'è una sola legge in questi 3 mesi che sia passata in Parlamento. Il Parlamento è completamente esautorato. Che cazzo dobbiamo più dire che siamo stati conquistati dall'interno? Ma Sant'Anna, oramai? Sant'Anna era la zia della Madonna. Certo. E affidati a Sant'Anna che intercederà per te con la Madonna la quale intercederà con Gesù Cristo, il quale intercederà con Dio. Esattamente, però siccome Gesù Cristo ha detto date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Appunto, diamolo a Dio e non a Cesare. Ma tanto vanno a finire lì, se non ti avessi creduto dove vanno a finire i soldi di quelli che gestiscono. Noi lo sappiamo che gestiscono le case di gioco. Andiamo nel merito qua, non divaghiamo, perché sennò siamo qui tre anni. Allora, rimanendo in tema, quindi che cosa dice? Allora, andiamo a vedere le basi di riferimento. Articolo 2. La Costituzione, la Repubblica riconosce, garantisce e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi questo lo Stato deve fare. Certo. Articolo 41. L'iniziativa economica, quindi qualunque tipo di impresa, è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Mi sembra che ci siamo qua, eh? Più di così non so che articolo cosa... Articolo 93. No, ma siamo arrivati, ti ricordi che siamo arrivati a quel povero sindaco che si era permesso di far chiudere un bordello? Uno di questi bordelli qui. Beh, che l'avevano situato... Il bordello è una cosa sacra, sì. è una cosa santa, utile. Vabbè, il bordello è sempre stato, esisteva a Pompei, esisteva ancora prima, esiste dappertutto, per andare a scopare esisteva, bisogna andare a Betlemme. In Danimarca. Anche a Betlemme, sì. Anche Betlemme. Ah, Betlemme c'era, certamente. Tant'è vero che dove andavano quelli che andavano lì, dovevano andare per la cosa, no? Per il censimento. Per il censimento, appunto. È così, è lì che la Chiesa ha preso... Ma non era vero manco quello, il censimento c'era stato 2 anni prima! Non è vero!
L'aveva fatto Ottaviano Augusto. L'aveva fatto Ottaviano Augusto nell'8 avanti Cristo. Aveva cominciato nell'8 la e l'aveva chiuso nel 2 avanti allora, Cristo. Guarda, la lettera di convocazione gli è arrivata con un po' di ritardo. Non a caso l'Italia, che è retta da democristiani, una lettera a Roma per Roma ci mette un paio di mesi. Quindi non a caso, no? Ancora adesso. No, ma allora appunto. Andiamo avanti. Codice penale, vabbè, lasciamo andare questo qui e invece andiamo sulle cose più pragmatiche. Allora, decreto Reggio, 18 giugno 1933, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Che cosa dice? Titolo 1, dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione. Capo 1, delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica. Articolo 1. L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà. Eccetera, eccetera. Allora, tutto è mercificato. La cosiddetta liberalizzazione mercifica, adesso fra un po', non so se sapete, c'è in corso un progetto, in discussione un progetto di legge per liberalizzare la gestione delle carceri. Sì, come quello successe come in America, Stati Uniti, certo. Dove quel tale che era proprietario delle carceri prendeva il sangue dai carcerati, come no? E lo vendeva dai narcotizzati, esattamente. E fu venduto anche in Italia, dove morirono più di mille persone, certo. E infettarono, certo, 12.000 individui, ecco, poveracci. Io sono uno. Io sono uno perché ero ricoverato nell'80 in ospedale e presi il sangue infetto e mi sono beccato l'AIDS. No, anzi no l'AIDS, l'epatite C. L'epatite C. E quindi non mi ha fatto niente, per fortuna, perché ero bombardato di antibiotici in, certo, quel periodo, per cui evidentemente è stato annichilito subito la... Però, certo, sono seropositivo, certamente. Seropositivo, portatore sano. Certamente. Portatore sano. E quindi questa è. Quindi indirettamente il malcomportamento e il malcostume ricade poi a distanza. È come il frullo della farfalla, il frullo della farfalla che. Poi c'ha un effetto collaterale. Scommetti, secondo te, chi comprerà le carceri? E chi gestirà le carceri? Le cooperative rosse, già si sa. Lamento, le cooperative rosse, cooperative inquinate rosse. Da? Dagli amici, dai cattocomunisti, sì, sempre loro. Sì, i cattocomunisti d'accordo con? Con la camorra, con la camorra, certo, con la mafia, certo, e quant'altro. Ma quella, certo, è vecchia data, insomma. Esatto. Accordo di vecchia data. Accordo fra gentiluomini. Sì, si sempre. Allora, per concludere. Da uomini d'onore. No. Qui, insomma, in questa, sì, indagine facciamo una ricerca molto approfondita sull'entità e dimensione e motivazione del gioco d'azzardo. Ma vale dire solo alcuni punti, e cioè che l'industria del gioco d'azzardo è la terza in Italia, dopo l'Eni e la Fiat, prima di Telecom, di Enel. Beh, vabbè, lo dici tu, perché probabilmente anche prima di questi due, vabbè, in quanto da quello il tutto che è ufficiale, è coperto, è tutto nascosto. Dai dati ufficiali, questo. Sì. E il mercato italiano rappresenta circa il 10% del mercato mondiale. E siamo il primo paese al mondo come percentuale e secondo come entità assoluta di valore. E abbiamo circa 1 milione di malati. Sì. Di malati di dopati. Questa malattia. È una forma di dopaggio, esattamente come qualunque altro tipo di droga. E, tralascio, insomma, altri argomenti, ve li andate a leggere poi. Ma vale la pena di dire, insomma, che non c'è stato anno, a partire dal 97, in cui l'esecutivo in carica in quel momento non abbia introdotto nuove offerte di gioco d'azzardo pubblico, sì. Ad esempio nel 97 viene la doppia giocata dell'otto, superano l'otto e sale scommesse, nel 99 investitura ufficiale del bingo, nel 2003 spazio in finanziaria alle slot machine, nel 2005 sempre la finanziaria, la terza giocata dell'otto, le scommesse big match, le scommesse online. Quindi uno, se può scommettere quello che cazzo vuole,
in ogni momento. 2006, nuove angoli, corner, punto gioco per le scommesse, dentro i supermercati, i centri commerciali, eccetera, eccetera. 2007, 2011, eccetera, eccetera. Per cui alla data odierna, insomma, lasciamo perdere, ci sono talmente tante di quelle cose che, insomma, c'è veramente da capire, da non, diciamo, domandarsi come mai è possibile che c'è gente che non si è ancora rovinata, e non il contrario. Dunque, tanto per dare, siamo passati, è passato dal gioco, dove era, dunque, nel 70 era considerato un disvalore il gioco, girava un giro d'affari di circa 4 miliardi di euro a valore attuale, e siamo arrivati a circa 100 miliardi di euro sempre a valore attuale. Cioè, siamo cresciuti di 25 volte, 27 volte in 30 anni. Non c'è stata nessuna industria che abbia avuto un incremento simile o paragonabile. Insomma, in conclusione, io dico che lo Stato, la funzione dello Stato è quello di proteggere il cittadino, anche dell'idiota, che Cavour diceva che quelli che giocavano all'otto erano gli